EICMA 2021, tappa obbligatoria allo stand Honda, dove c'è il nuovo XADV 350, ma con Costantino Paolacci parleremo di elettrico, ma anche di tecnologia. Nel mondo dell'elettrico, Honda in questo momento, per quanto riguarda il mercato europeo, è un po' alla finestra, che non vuol dire che non si stia organizzando. Vuol dire che in questa fase non c'è ancora una massa critica tale da giustificare investimenti per mettere in commercio veicoli elettrici. Sicuramente arriveranno, non saranno solo veicoli per la mobilità urbana, arriveranno anche le moto. Per farlo Honda sta aspettando che ci siano le condizioni tali da giustificare appunto questo tipo di investimento, e quando lo farà saranno, come è solito fare Honda, veicoli con un'autonomia adeguata, prestazioni soddisfacenti e un look non da veicolo elettrico, ma un look che può piacere anche al pubblico attuale delle moto. Quindi non è ancora il momento, ma arriveremo. La notizia invece è stata confermata qualche mese fa. Honda partecipa a due consorzi, uno in Giappone e uno in Europa, per lo sviluppo delle batterie intercambiabili. È considerato questo una modalità per sviluppare la mobilità elettrica, una modalità sana, perché innanzitutto azzera il momento della ricarica, perché ci si ferma idealmente in una stazione di servizio con batterie ricaricate, si cambiano quelle sul veicolo e si riparte senza attendere la ricarica. È sicuramente una cosa che interessa appunto a più di un brand, perché in Europa è stato fatto con Piaggio, KTM, Yamaha e appunto Honda. Per quanto riguarda invece i propulsori, in Giappone c'è un consorzio tra i quattro costruttori giapponesi per sviluppare i motori a celle combustibili. Perché ok, l'elettrico puro, ma l'idea è anche quella di differenziare potenzialmente l'offerta di propulsioni, e quindi non essere totalmente dipendenti solo dalle batterie e dall'elettrico. Consorzio questo per il momento solo in Giappone tra i quattro costruttori del sollevante. Sul fronte della tecnologia, Honda Moto è molto avanti già da quasi 12 anni, perché non mi stancherò mai di ricordarlo, il cambio a doppia frizione, il DCT, è una prerogativa di Honda, lanciato nel 2009, in commercio dal 2010 col VFR 1200, e da allora nessun altro brand è mai riuscito a mettere in produzione un cambio automatico a doppia frizione per le moto. Quindi questo per noi è un plus. Ne abbiamo vendute nella sola Europa 210.000 veicoli moto equipaggiati con il DCT, e siamo ormai al 57% di scelta del DCT per i veicoli che lo offrono con opzione, quindi l'Africa Twin, la Goldwing, l'NC, che lo offrono come possibilità manuale o DCT, 57% automatico doppia frizione. Quindi è qualcosa che piace e che funziona. Se per invece per tecnologia parliamo di tecnologia digitale, la connettività è arrivata sulle Honda con un discreto, se non anticipo, il momento giusto. Le Honda sono le uniche, non tutte, sono le uniche moto con uno schermo TFT touch, connettività Apple CarPlay o Android Auto nel caso di Africa Twin, Goldwing e NT 1100. Sui 750, sul nuovo DV350, c'è l'Honda Smartphone Voice Control System, che permette di collegare col Bluetooth il telefonino e dare comandi vocali e ricevere informazioni con l'interfono. Questo, diciamo, siamo in ottica di servizio all'utente. Il futuro ci riserva la connettività tra veicoli, e quindi veicoli che si parlano, si danno informazioni principalmente per la sicurezza. Sì, ecco, insomma, lo sviluppo sarà sia motoristico, senza i fuochi d'artificio che la Honda ci aveva abituato a fare negli anni 80 e 90, quindi sviluppi molto concreti. E,
eccoci, siamo pronti per le sfide di questa terzo millennio. Queste le parole dei protagonisti di EICMA 2021. Se non volete perdervi nessuna delle novità della kermesse milanese e le interviste, seguiteci sul nostro canale YouTube, sui nostri canali social, ma soprattutto sul nostro sito www.motorbox.com.